Ciao ragazzi, oggi vi parlo anche del set 60102, sarebbe il terminal dei VIP dell'aeroporto, adesso non mi ricordo benissimo com'era, però vabbè, praticamente c'è l'aereo privato, che è questo qua bianco e nero, che è molto molto carino. Abbiamo la limousine bianca della dottoressa Rampante. E quello che mancava, secondo me, nel classico mezzo dell'aeroporto, che è ancora lì, è appena guardato e visto, con la classica scritta Follow me. Adesso non si legge benissimo, però secondo me fa la sua bella scena. Allora, partiamo e naturalmente i quattro personaggi minifigures presenti. Allora, partiamo dalle istruzioni. Abbiamo il libretto numero 1 con il pilota dell'aereo, VIP naturalmente, la manager rampante con tablet e cellulare che fa molto vips, e l'operaio con il furgoncino, la macchinina Follow Me con la luce classica da aeroporto. Poi nelle istruzioni numero 2 abbiamo il pilota della limousine, che poi andremo a vedere, devo dire ben fatta. La limousine, tanto per rendere un po' l'idea, dopo vedremo un po'. E infine il libretto di istruzioni. Ho sbagliato, ho fatto prima il 3 e poi il 2, con l'aereo. Naturalmente, solito discorso che facevo da anni, ormai continuerò a fare per tutta la vita. Tre libretti di istruzioni. Io davvero mi domando, ma non si riesce a fare un unico formato e un unico libretto, soprattutto? Soprattutto, perché. Non lo so, boh, carta da vendere, vabbè, quello che è. Benissimo, questi sono i tre libretti, tre formati, tanto per cambiare. Allora, partiamo dalle minifigures, così poi vi faccio vedere nel secondo video come si apre tutto quanto e si riesce a fare con due mani nel frattempo. Ora, dicevo, abbiamo il primo che è il pilota della limousine, con la classica divisa, berrettino, barbone, eccetera eccetera. Abbiamo l'altro Top Gun con occhiali alla Maverick, lo stemma dell'aeroplanino sulla divisa, classica divisa a sei bottoni da anni e anni. Abbiamo il povero operaio, tra virgolette povero, senza nessuna offesa, e poi abbiamo la manager rampante che addirittura cellulare iPhone da ultimo modello e tablet che tiene in mano, come una classica faccia da stronza, da Sigourney Weaver, eh? Sigourney Weaver, però era mora, vabbè, facciamo un salto nel passato. Benissimo, dicevo, questo è l'aereo. Mi piace molto il colore bianco e nero. Riprende il è vero che riprende il classico aereo degli anni 80, cioè a parte il muso, comunque le ali e gli alettoni e i motori, ma cambia un po' dal solito, cioè ha dei bei colori. Ecco, infatti, ecco qua la scritta Vips. Vips che mi ricorda anche quel telefilm con chi era, boh, la bionda di Baywatch, boh, non mi ricordo. Boh. Cos'altro dire? Bello, fa la sua bella figura, va a completare appunto in un insieme l'aeroporto, visto che è uscito nello stesso periodo, mi pare 2016, ma non ho guardato, quindi. Prendetelo un po' con le pinze, naturalmente ormai ci sono altri modelli in vendita all'alba del 2020. Cos'altro dire? Andiamo a vedere il secondo video in cui apro un po' tutto e vi faccio vedere gli interni dell'aereo Vips e della macchina Vips.